Allora, siamo ancora qui a fare una piccola scorribanda nei media più recenti, perché veramente c'è moltissima roba da dire. Partiamo con Panorama. Abbiamo qui Panorama che ci mostra come Renzi propone come presidente della regione Liguria la responsabile dello Sotto sfascio e della processo. catastrofe, no? Eppure sotto processo. Allora, questo è indicativo della realtà del paese nel quale noi viviamo, dove un burattino di nome Renzi esegue i suoi ordini e vedi che faccia da stronzo. Io dico, ma ci sarà qualcuno che si rende conto che questa è una faccia da Semidiota. stronzo? No, È una semidiota. stronzetta di queste prese così, dalla piazza, chissà, forse da qualche casa di cura, insomma, eccetera, eccetera, no? Indipendentemente da quello che ha fatto, la mettono lì candidata, perché tanto contano sul fatto che quelli che votano per il PD sono completamente testa de cazzo, sono talmente idioti, no? Che vanno a votare quello che gli viene proposto. Questa è la parte reale. Guarda Di Pietro, aveva detto che non si sarebbe mai candidato. Sì, L'hanno appunto. candidato in una di quelle elezioni, non elezioni, no? Certo. Nel Mugello, no? Certo. In cui nel Mugello gli dicono vota questo e quelli Sì, votano quello, eh? esattamente. Al Mugello, per forza. Sono uno più stronzo dell'altro. Adesso, sempre su questo numero di Panorama, c'è una notizia No, che. ma no, aspetta, al Mugello non uno più stronzo dell'altro, quelli che votano quel Sì, personaggio lì, vabbè, qualcuno si salva al Mugello, qualcuno si salva. diciamo, se no. No, no, qualcuno si salva, eccetera. Sono il 5%. Gli altri sono solo, capito? Mugellini. Sono nella lista nera, vediamo un po' cosa succede qua. Sì, ma oramai ne hanno ammazzati in un giorno sei. In un giorno ne hanno ammazzati sei. Tutti quelli favorevoli alla Russia. Li stanno ammazzando uno dietro l'altro. Allora, lì è manifestato, è proprio palese, cioè lì c'è un governo fantoccio addirittura con ministri americani. Americani e ebrei, che però sono degli assassini perché per omicidio, ma guarda i personaggi. Adesso invitiamo i nostri amici a andarci a vedere, andarci a comprare Panorama e a leggere chi sono questi. E finora, e mi stupisce moltissimo, i russi non hanno reagito. Se io fossi stato No, appunto. no, no, ah, no, lì sbagli. I russi preparano. Ah, vabbè, certamente, vabbè. Preparano. Stai tranquillo che qualcosa E mi stanno auguro, li voglio vedere escogitando. morti tutti io. Caro Renzi, non ti reggo più, guarda, bello questo. Però ancora presto, vedi? Si limitano a dirlo. Si limitano a dirlo. Arriverà un momento. Capito? Guarda, ho dovuto stamattina in una pubblica amministrazione sentirci dire, ma anche stasera, coi Sì, carabinieri. sì, 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 sì. Allora, leggi questo. Quello è sottotitolo. Quindi evidentemente manca la scintilla. Io mi auguro che la scintilla venga quanto prima e che questo popolo abbia in se stesso la voglia di reagire, visto che è stato addormentato dal 1943 a oggi, è stato completamente addormentato. L'ultima cosa, perché questo è ugualmente simpatico, lo voglio far vedere, perché c'è un'intervista a un notissimo personaggio che dobbiamo far vedere perché è anche questo caso. Se ora mi leggono la revisione del Questo è processo, tutto. e qui abbiamo, e noi sappiamo quello che dobbiamo sapere. Chiaro? Per cui la Corte europea ha detto che è tutta una porcata. Di chi
parliamo di un notissimo personaggio, il quale di sicuro, guardate, il fatto che Bruno Contrada l'abbiano messo in mezzo significa che Bruno Contrada non era colluso, certo, ma si è colluso per conto in conto e per conto dello Stato. Più o meno. Fatto gli interessi dello Stato, faceva gli interessi dello Stato. E gli altri hanno detto: no, non tu gli interessi dello Stato, non si possono fare. È naturale, sì. Capito? Ecco, queste due cose sono importanti. Ma quanto c'ha il Contrada? 84 anni. Sì, insomma. Bruno Contrada, 84 anni, ex numero 3 del SISDE. Nel 2007 fu condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Allora, il concorso esterno in associazione mafiosa vale per Berlusconi, vale per Contrada, ma non vale per Mattarella, non vale per Mattarella, non vale per il presidente della regione Lazio, dove invece il concorso mafioso è talmente chiaro che poi queste cose sono di fatto emerse con la questione della mafia romana, perché il personaggio della mafia romana molto noto col nome Odevaine, che è un nome che lui, come sappiamo, settimo cognome, sì, ha cambiato più di una volta, settimo come fanno cognome sempre i loro signori. Voi andatevi a vedere i cognomi, vedete ad esempio l'ex presidente degli Stati Uniti Ford, il primo che mi viene in mente, il suo cognome non è proprio quello. Poi andiamo a vedere tanti altri personaggi della letteratura, del cinema e quant'altro, e vedi caso il loro cognome non è mai quello, quindi sappiamo esattamente di chi si tratta. In quel caso specifico c'è stato un concorso esterno da parte dell'attuale presidente della regione Lazio e anche indirettamente, ma molto direttamente, dell'attuale sindaco di questo infame paese che è diventato la Roma metropolitana, che è veramente la Roma cesso. E detto questo, io qui chiuderei, perché abbiamo tante altre cose da dire, veramente tante. E poi vedremo quello che esce fuori e intanto continuiamo. Allora, abbiamo qui un'altra cosa che ho sottolineato: Edith Stein ed Husserl, un divorzio deciso ma senza rinnegamenti. E Majorana ricompare stavolta in convento. Quella è una tesi molto valida, secondo me. No. No. Majorana, che è stato uno dei più grandi geni fisici geni, qui poi descritto molto bene la sua amicizia ad esempio col figlio di Giovanni Gentile, Giovannino Gentile, che morì, almeno così si dice, giovanissimo a causa di un'infezione dentale. Ora, all'epoca, in assenza di antibiotici, si moriva facilmente di infezione dentale. Tuttavia è strano il fatto che sia Majorana che Giovannino Gentile erano favorevoli alla politica anti-americana, non solo tedesca ma anche italiana. E quindi questo discorso qui lascia piuttosto in sospeso. Il personaggio, se fosse vissuto oggi, avrebbe sicuramente fatto la fine di Mattei. Quindi a me Majorana è stato fatto fuori da loro signori, anche perché c'era documentazione che lui era spiato da uno dei servizi segreti sionisti, e quindi questo lo sappiamo. E poi, come dicevo, ci sono stati tanti altri precedenti che ci illustrano come questa gente abitualmente il nemico lo fa fuori, anche perché poi abbiamo quella esperienza, o lavori per loro, esattamente, oppure li fanno quell'esperienza noi di Fermi che se n'è andata a fare negli Stati Uniti, e quindi detto questo la chiudiamo lì. Quello che mi interessava è sottolineare come se ne parla. Allora, il fatto che se ne parli può essere ambivalente. Se guarda a loro signori si dice: guarda che noi sappiamo, noi conosciamo. Il fatto che Majorana riemerga ogni tanto, perché il 90% degli italiani non sanno assolutamente chi sia e che sia stato questo grandissimo genio, il vero autore della bomba atomica, diciamo. Anche il matematico, l'unico che sapeva fare quei calcoli, che voleva portare avanti un progetto matematico. Quindi, formulante, esatto, quella teoria là. Ci vogliono, cioè, può darsi che, cioè, ci sia una ricorrenza di
di fatti di carattere intimidatorio, ricattatorio e quant'altro. Allora, proseguiamo. Qui c'è un articolo su Montaigne, che io mi limito semplicemente a far vedere, eventualmente un'altra volta ne parleremo. Montaigne è un grandissimo pensatore messo in disparte, e mi fa molto piacere ad esempio che la cultura cattolica lo vada recuperando. Su questo qui ne diremo altre volte. Michel de Montaigne, i nostri amici se lo ricordino. Qui abbiamo una cosa importantissima, leggiamolo qui. Ogni tanto esce fuori qualcuno che lo dice. Ma guarda un po'. Noi l'abbiamo sempre sostenuto. L'indicatore non può essere il PIL, che non vale un cazzo, non significa nulla. Se lo inventano sistematicamente. Anche perché nel PIL c'entrano dentro variabili a piacere. Il costo delle sigarette, il costo delle caccole dal naso, ci vuoi mettere quello che vuoi. Allora, qui dentro... Adesso ci mettono anche le puttane. Certo. No, è stato Renzi, da buon... puttaniere, perché lui è circondato dai suoi ministri che, guarda, la più buona, la più gentile, la più onesta è veramente una... gentil donzelletta, allora. Appunto, basta vedere l'uomo che ha a fianco sua moglie, gira appunto, e nonostante l'età avanza è sempre un bel uomo. Sì, appunto, la moglie veramente un ottimo uomo. Allora rifacciamolo vedere. L'unico dato di fatto che è percepibile, quindi vero da tutti, è l'indicatore del benessere. Questo lo percepiscono tutti, il resto no. Poi ogni anno cambiano gli indicatori del PIL, capito? Non c'ha senso. Ma io ci metterei il numero delle scuole è uscito oggi su Facebook una cosa interessante che io ogni tanto capisco, sì. Qualcosa di veramente molto valido, e c'era la statistica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che faceva vedere la classifica dei morti morti entro il primo anno di vita, sì. Mondiale. E indovinate chi è il primo paese al mondo? Gli Stati Uniti. E lo sappiamo. C'è una miseria incredibile. Tutta coperta perché chi comanda sono quel 3%, 4% di delinquenti. Il resto schiavi. Gli altri sono tutti schiavi. Proseguiamo. Magdala ritrova la sinagoga di Gesù. Oh, la miseria. Amata da Gesù. Oh, la Madonna. Porca Gesù. A Magdala. Sono andati a cercare a Cafarnao. Cafarnao, Magda, sta tutti lì, no? E tu c'è scritto e sono dice: ma ti ricordi che a tutt'oggi in un certo posto, non ricordo più, mi pare di Hollywood, che vanno lì e mettono gli attori l'impronta. Le impronte, tra poco troveranno le impronte. Allora, D'altra parte i crociati hanno trovato 200.000 prepuzzi, 31 prepuzzi di Gesù Cristo. Prepuzzi. Posso capire 31 abiti, no? Sì. Ma 31 prepuzzi è un po' difficile. Però noi l'abbiamo detto più di una volta, no? Tirgenta cazzus monopallans. Allora, lo diciamo anche in latino. Volevano ripristinare la messa in latino, e allora lo diciamo anche in latino. Allora, dove dice qui che la Maddalena fu testimone, fu niente meno testimone della resurrezione. Della resurrezione, certo. Stava lì sotto, certo. A guardare. Non c'è bisogno di volere la chiacchiera che girano da millenni. Ma è importantissimo. Vogliamo ricordare i nostri amici, soprattutto a quelli fedeli, che c'è anche una tradizione molto ma molto seguita, da cui risulta che la Maddalena sarebbe stata la sposa del buon Gesù. Anzi, ne approfittiamo per dire per l'ennesima volta che noi siamo convintissimi che quel famoso... Che se mai fosse esistito un tanghero di nome Gesù Cristo, sì, o un tanghero, come lo vogliamo dire. Allora, questo sicuramente aveva la possibilità di sposarsi. Ma tanto era impossibile che... Nella Giudea di allora un uomo di una certa età non fosse sposato. Allora, come si diceva, visto che ha suscitato per lungo tempo scalpore non solo il libro ma anche il famoso film, no? Gesù di Galilea? No, il film che ha
che ha ipoticato, ha ipotizzato la storia mitica di Gesù sposato con la Maddalena, voglio far presente ai nostri amici che fino a fine Cinquecento, in tutte le quadri, affreschi, raffiguranti l'ultima cena, c'era una figura di donna a lato di Gesù. Sì, esatto. Poi, dopo la pressione, no, la pressione legata alla controriforma, alla controriforma, sono stati costretti a dire che quella non era una donna, ma era Giovannino. Ma gli hanno messo le braghe a tutti, voi, ti ricordi? Hanno detto che quello lì era San Giovanni, facendo con ciò credere che Gesù era un frocio. Ma scusate, pigliatevelo come. Zitta, proseguiamo. Dio ama ognuno di noi. Amado. Magari l'avvenire questo è? Avvenire? Sì, è tutto avvenire. È il giornale più importante che ci sia. Perché quegli altri sono completamente cretini. Questo invece è un giornale dove si leggono notizie importantissime. Gli altri sono completamente svenduti al potere finanziario. Questi, capito? Però ovviamente denunciano le pecche di una ideologia, di una dottrina che conosciamo bene. Ma questa ci serve proprio per far capire quali sono gli equivoci di quella dottrina. Dio ama ognuno di noi. Il gesto di Giovedì Santo, segno di speranza in carcere. Durante la messa, in coena domini, in coena, nella chiesa Padre Nostro di Rebibbia. In cena? Certo, ma io lo leggo alla latina. Quando è O-E. Noi diciamo cena. Sì. Noi diciamo cena. Loro dicevano coena. I latini dicevano coena. Sì, e se scriveva si diceva. Allora, il Papa ha lavato i piedi a 12 detenuti. Gesù non si stanca di perdonare. Gesù sicuramente avrà perdonato, ma lui cosa crede di fare? Perché lavare i piedi a 12 scalcinati. Scalcinati, chissà che atto crede di dove va, ma chi ti crede di essere tu? Tra l'altro ricordiamoci che il numero 12 è in realtà un numero legato ai 12 periodi dell'anno. Esattamente. Quindi, allora, proseguiamo. Obama. Che ricordiamo sempre che da sempre, dal 24.000 fino al 3.000 avanti Cristo, erano derivanti dalla fase lunare delle mestruazioni della donna e non legati al sole. Esattamente. Non solo, in ogni caso, il sole andava visto anche dal punto di vista religioso. Per tutte le religioni la solarità, il sole, rappresenta la mascolinità, Dio, certo. Il quale nel suo girovagare durante una volta l'anno ritorna di nuovo allo stesso non solo posto. Ritorna all'anno e anche risorge, muore e risorge abitualmente, ma si fa tutto il giro dello zodiaco. Si tratta appunto di 12, di tutti i segni zodiacali, certo. Ecco. Quindi dice, ma è una coincidenza? No, non può essere una coincidenza, capito? Se tu vai a vedere nell'ottica zodiacale, vedi che tutti i simboli religiosi, anche della cattolicità, sono tutti simboli zodiacali. Certo, anche perché la cattolicità, quella tradizionale, antica, ha rubato alle precedenti, tutto quello che, ai precedenti culti che esistevano. Tutto quello che poteva rubare. Certo, tutto. E, tra l'altro, nella fondamentale tempio malatestiano di Rimini e si può vedere benissimo che ci sono tutti i segni zodiacali. È il tempio malatestiano, il più famoso, il più importante, Leon Battista Alberti, uno dei più grandi geni della pittura e dell'architettura della storia dell'umanità e soprattutto un risuscitatore, è vero, dell'antichità classica. Obama va a caccia del bis, dopo l'Iran tocca Cuba. A Panama lo storico incontro con Raul Castro. Oh, allora, io voglio dire una cosa. Se è vero, come è vero, come vogliono pretendere loro, l'America è la più potente forza militare del mondo, cosa significa che va a parlare con il presidente di un'isoletta? Quello che sta al tubo del gas. È quello. Sta al tubo del gas. Esattamente.
c'ha, l'abbiamo detto prima, c'ha la rivolta negra nei ghetti, esatto, non più solo ad Atlanta o a coso, a Detroit, ce l'ha in tutta l'America, certo. Oramai i ghetti stanno in ebollizione, la polizia saranno, non può più entrare, sì, dentro i ghetti, certo, e lo saranno sempre di più, lo saranno sempre di più. Allora, questo lo voglio far presente di nuovo, perché sennò qui queste mistificazioni, Obama quanto è buono manco per niente, se non sono riusciti a piegare un'isoletta alle porte, no, dove in teoria basterebbe una solo, un paio di cannonate, significa che veramente, e loro vogliono minacciare, che cosa minacciano? Vogliono minacciare la Russia, ma quale Russia? Quindi fanno vogliono un culo minacciare la Cina, ma quale minaccia? Hai capito? Non ce la fate più, dovete chiudere vi da tutto. Un esercito, va ricordato sempre una cosa, che un esercito, la forza maggiore di un esercito è la coesione morale, identitaria, la coesione sociale. Esattamente. Quello non è un popolo, gli americani non sono un'identità sociale, è una nazione. E soprattutto non hanno il diritto di ergersi come padroni del mondo. Loro, ma non sono manco padroni dentro casa loro, perché c'hanno le lobbies che gli fanno tutto quello che devono fare. Esattamente. Esattamente, il giorno che qualcosa va per aria, soprattutto nel mondo finanziario, questi si renderanno conto che non è il caso di continuare a rompere i coglioni ai restanti 7 miliardi di cittadini della terra, negati e perseguitati. Questo è sacrosanto. Una volta fra i miliardi di altre, io sono d'accordo. Allora, sugli armeni... Però se ne ricordano solo adesso, due anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa... Esattamente. 100 anni fa... Dovevano parlare solo del genocidio degli ebrei, poverini. Ma degli armeni non se ne parlava mai. Lì sono 5 milioni di persone veri. Sì. Vere. Vero. 5 milioni veri. No, ma poi vedi come dice qui, quindi dice solo armeni. Qui dice... Aleppo in agonia, i familiari di Asia Bibi e Libera, sia l'ultimo errore, dice Erdogan, ma qui in altri articoli, adesso non a caso Erdogan ha denunciato questa cosa, perché Erdogan è un altro asservito al loro signore. Adesso il giochetto non lo sappiamo più. No, comunque... ha fatto un patto d'alleanza con i sionisti lui, cioè un patto di compartecipazione anche militare, tu non lo sai evidentemente. No, ma il problema non è questo qui, gli accordi, la Turchia non è un paesino, la Turchia è una grande potenza, lo è sempre stato. E c'ha quasi 100 milioni di abitanti. È stato l'erede dell'impero ottomano. La Turchia è l'impero romano, cioè, vabbè, è ottomano. È il rimasuglio di quello che era l'impero ottomano. È l'erede dell'impero romano d'Oriente, l'impero romano. E la sua politica, che non può non essere legata alla geostoria e alla geostrategia, è comunque una politica di grande potenza. Sicuro. Escluso gli attriti con l'Iran, perché fin da qualche secolo ci sono degli accordi taciti e firmati tra la Turchia e l'Iran di non aggressione reciproca, tutto il resto è tutto aleatorio, nel senso che sono politiche contingenti che possono benissimo anche comportare un'alleanza con lo Stato di Israele, ma non c'è rapporto. È vero che lo Stato di Israele è forte, potente e armato, ma è una puzza, è una pulce nei confronti della Turchia, non dimentichiamolo mai. E poi la Turchia, ricordiamolo ai nostri amici, c'è un retroterra nel popolo turco che arriva fino alla Russia. E poi la Turchia c'ha 5-6 milioni di cittadini che sono a tutti gli effetti abitanti della Germania. Sì, lo so. E allora, insomma, cerchiamo di capire. Ma c'è sempre stato un rapporto molto stretto con la Germania. Sempre, sempre. Proseguiamo. Ah, eccolo qui, sì, c'è una cosa importantissima, se ne accorgono adesso. Perché i lavoratori sono importanti per superare la crisi? Ma guarda, è una cosa da non credere. Vabbè. Allora, ci sono delle encicliche papali di 150 anni fa e tu lo scopri adesso. L'importanza dei lavoratori per superare... Rerum novarum. Rerum novarum. Tra l'altro. Una cosa da non credere. Ogni tanto se ne accorgono.
ma lui noi per quale ragione non sono persistenti. Sì. Allora, noi per quale ragione noi abbiamo socializzato tutte le imprese a suo tempo, è stato l'ultimo minuto, però l'abbiamo fatto comunque, le leggi c'erano e voi pretaci, d'accordo con i finanzieri, ha voluto, perché la democrazia cristiana è quella che ha voluto l'abolizione delle leggi della socializzazione, d'accordo con loro signori nel 1945. Perché la prima legge che è stata abrogata dalla Repubblica Sociale Italiana è stata, vedi caso, quella della socializzazione delle imprese. Proseguiamo. Questo è molto bello. Rapido 904, assolto Riina. Ma dove cazzo mi vuoi dire chi ha messo le bombe nel Rapido 904? Come al solito accusano Riina, capito? Poi però devono retrocedere. Il capro c'è. Il capro c'è, eccolo lì, è pronto. Però lui li manda a fanculo, perché basterebbe leggere quello che ha detto. L'attentato del 1984 provocò 16 morti. Illegale del boss, lo Stato non fa una bella figura, specie per i servizi. È vero, lo sappiamo benissimo, che lo Stato, questo Stato non fa una bella figura, perché loro sapevano perfettamente chi ha messo le bombe nel 1984. Non è che ci vuole molta fantasia ormai. Capito? Allora, ecco. Andiamo avanti, questo lo mettiamo dopo perché abbiamo altre cose. Oh, questo per me è una delle cose più importanti. Tertulliano contro Marcione. Perché? Perché Marcione, il grande intellettuale religioso, cristologo, ha contestato, e ci aveva perfettamente ragione, che Cristo non fosse figlio di Yahweh. Oh, Tertulliano invece ha detto no, Cristo è figlio di Yahweh. E qui c'è tutta una tematica, basterebbe leggere soltanto quello che c'è scritto qua, che riguarda appunto certe concezioni della divinità, per cui Marcione si chiedeva se era il caso di considerare Dio come figlio, visto che se Dio è figlio non può essere padre. Quindi questi concetti legati al concetto di Trinità, che ricordiamolo deriva dalla Trimurti e dalla cultura indiana, è ben altra roba. È ben altra roba, in cui si inserisce appunto questa puntura di spillo dell'ebraismo che si vuole inserire all'interno del cristianesimo inventandosi tutte queste storie. Per cui per adesso ci limitiamo a dire queste cose e invitando i nostri amici a seguire la tematica, perché qui sono uscite di nuovo delle opere più importanti che riguardano appunto sia la filosofia di Marcione che la filosofia di Tertulliano. Quindi ricordiamocelo bene. E qui, perché il discorso è esplicito, fino ad ora non l'avevano detto. Fino ad ora, capito, come con la sindone. Non si pronunciava. Sì, come con la sindone, no? Sì, non è. Allora dice, ma scusa, che è Gesù quello? Dimmi perché. Dice, no, però l'operazione si fa, la sindone è esposta dentro una chiesa, all'ombra, in modo tale, con tutte le luci, in modo tale che la gente si impressiona, capito? E questo è molto bello, il mondo dei giusti e del mondo dei droni. Ora, questo è una manifestazione di vigliaccheria assoluta. Assoluta. Perché quello che è stato assassinato era un italiano ed era veramente un giusto. Ma quello che gestiva il drone era un americano, era un Americans con la K. E perché non lo dici? No? Obama ha chiesto scusa. Ma chiedi scusa di vivere, assassino. Emergenza sovrumanitaria, è il genocidio degli innocenti. Guardate, ci voleva che lo dicesse lui. È il genocidio degli innocenti, perché gli altri genocidati, tutti i bombardamenti del secondo conflitto mondiale,
i bambini morti in Iraq, si sono scordati, per l'embargo. Si sono scordati il bombardamento di Foggia, 30.000 morti. Esattamente. I cari alleati. Esattamente. Hanno distrutto una città intera. Esattamente. Demolita. Che non c'era nessuna colpa, non c'era nessuna base militare. Non c'era bombardamento di colonia. Ma lasciamo perdere, parliamo di Italia. A Isernia 4.500 morti, esatto, in una cittadina che aveva 5.000 abitanti. Esattamente. Dove non c'era la minima presenza di apparato bellico, né italiano né tedesco. Esattamente. Fonti USA: Obama non parlerà di genocidio. Vedi, hanno paura delle reazioni della Turchia, eccola qua. Poi qui c'è tutta un'altra faccenda che dovremo affrontare anche da questo punto di vista. Da non credere. Accendi la luce. Sì, sì. Obama bacchetta l'Iran. Oh. Ma come, voi avete mandato l'ISIS, il tagliagoli in India, nel Donbass, state attaccando lo Yemen e lui l'Iran deve essere battuto perché manda le armi agli yemeniti per difendersi. E poi ci sono altre quando ci sono gli arabi dell'Arabia Saudita che bombardano con le armi americane. Esattamente, che attaccano in tutte le maniere. Hai capito? Ecco fatto. Ma stiamo per finire. Però queste cose sono importanti. Sono delle considerazioni che noi vogliamo fare ai nostri amici. Loro in teoria hanno ragione. Però fino a un certo punto. Questi ti chiedono l'8 per 1000. No? Lo sappiamo, i nostri amici lo sanno. E chi è questo? Niente, è una pubblicità dell'8 per 1000 ai preti. E dove c'è scritto? Però non sta scritto da nessuna parte. Però dopo ti chiedono pure il 5 per 1000. Allora allo Stato che cosa ci va? Ai cittadini che cosa ci va? Alle associazioni di volontariato che cosa ci va? Alle associazioni per le malattie rare che cosa ci va? Quasi tutto a loro, infatti. Tutto a loro, eccoli qua. Senza nessun pudore. Carità. Allora, noi sappiamo bene che le spese della pubblicità per l'8 del 1000 corrispondono, dell'8 per 1000 per la Chiesa, corrispondono quasi del tutto agli introiti dell'8 per 1000 stesso. Quindi evidentemente voi non avete bisogno di quei soldi, perché li spendete per farvi la pubblicità. Quindi è una pubblicità pagata dallo Stato italiano. Lo Stato italiano, i cittadini italiani. Io però sapevo che molte emittenti lo fanno gratuitamente. Che cosa? La pubblicità per l'8 per 1000. In che senso? Fanno le inserzioni pubblicitarie della Sono Chiesa Cattolica. Sono inserzioni comunque di gratuite. filmati, no? E di qualcosa pubblicitario che comunque costa globalmente, comprese anche piccole televisioni che non si fanno pagare, che globalmente corrisponde a quello che incassano con l'8 per 1000, che sono cifre astronomiche. 8 miliardi. Quindi allora a questo 8 miliardi di euro, allora a questo punto più 5 per 1000 che no, si pigliano complessivamente con 8 miliardi. Che va alla Chiesa, anche con tutti i vari 5 per 1000, no, lasciamo delle varie associazioni, piccole associazioni. Direttamente è 8 miliardi. Poi è l'8 per 1000 quello. Questa cifra qui corrisponde a quello che loro spendono, quindi noi paghiamo a loro affinché loro si facciano la loro pubblicità, no? E come diceva giustamente quel bello studioso
Gesù lava più bianco, perché in effetti è così. Allora, io voglio finire con questa qui, perché è molto bello, ed è qui, ecco, è qui, no, non è questo, perché c'è una cosetta interessante da dire, veramente interessante da dire. Qui Radio Busto, l'Italia è libera. Oh, che bravo! Questo che ha mandato questo messaggio, poi la resistenza morale. Eccola qui la resistenza morale. Allora, chi è che ha resistito per 2 anni all'invasione anglo-americana? Che l'hanno fatto loro? O sono stati complessivamente tutte quelle persone, compreso ovviamente anche i singoli cittadini italiani, che hanno resistito a questa pressione enorme a base di bombardamenti e quant'altro? Erano loro che stavano invadendo l'Italia, non eravamo andati noi a invaderla. Allora qui abbiamo: se fu davvero guerra civile, loro si chiedono, no? No, ma il bello è che adesso ci chiedono di invadere la Libia. Sì, appunto. I francesi, gli inglesi, gli americani, sì, per favore andate a invadere la Libia. Esattamente, esattamente. Oh cazzo, allora avevamo fatto bene. Te credo, te credo. Allora qui c'è una discussione che poi riguarda anche al concetto di guerra civile europea, che è abbastanza interessante, tra due persone, tra cui uno è una persona vivace e intelligente ed è lo storico Claudio Pavone, che è questo qui, e l'altro è un vecchissimo trombone che conosciamo molto bene. L'unica cosa che mi dispiace, ad esempio, che il figlio di questo trombone è un ottimo medico, no? Un ottimo medico cardiologo, vero, ricercatore e persona molto seria. A volte i figli vengono male. Eh sì, per caso suo, questo è proprio il vecchio trombone. E lo diciamo perché qui abbiamo, allora, se fu davvero guerra civile, non è stata una guerra civile, non c'è stata nessuna guerra civile. Noi abbiamo avuto... No, c'è stato un genocidio da parte dei cosiddetti banditi. Ad armi deposte. Ad armi deposte degli altri. Di inermi civili in quel momento, esatto, oramai. Fuori, e tanti altri. Tanti preti, per esempio. Il triangolo della morte, 10.000 morti in 3 mesi. Esattamente. Quindi, allora, che cosa andiamo dicendo? Guerra civile, non guerra civile, perché prima dicevano la ribellione degli italiani. Ribellione a che? Fino all'ultimo minuto Milano era piena dei fascisti, è stato l'errore di Mussolini che se n'è voluto andare, se no a quest'ora col cazzo che facevano la cosiddetta liberazione. In ogni caso, noi abbiamo qui 2 cose da dire. Questo è un testo che consigliamo, di cui consigliamo la lettura, e poi leggeremo eventualmente del professor Pacifico D'Eramo, che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere a suo tempo. E l'altra cosa importantissima di cui nessuno parla, perché io andando a cercare a eventuali precedenti di questi cosiddetti partigiani, ricordiamoci che Giorgio Bocca, che era uno ha cambiato atteggiamento negli ultimi 3 o 4 anni. Ah, certamente. E Giorgio Bocca, nei suoi primi scritti sulla resistenza, lui era uno dei loro, diceva, i numeri erano questi: 2.000 i partigiani globalmente nel 1943, 4.000 nel 1944. Facevano credere che erano 200.000 perché gli americani, gli angloamericani facevano finta di crederlo, perché gli giustificava il fatto di dire, ecco, noi entriamo a liberare perché il popolo italiano ci vuole. I cosiddetti vertici del CLN, che sono stati inguattati fino all'ultimo giorno, no, della guerra, in un convento di preti, perché bisogna anche dirle queste cose, era un convento di preti a Milano, inguattati, tutti sapevano che c'erano, ma siccome era un convento di preti, capito, allora sai, ci avevano un po' di remore andarli a tirar fuori. Ed era come tu ci avevo detto, il CLN e i membri del CLN chiesero contributi economici e militari per 200.000 persone. Tra una mezz'ora comincia a caricare. E quindi praticamente questo sto era un aspetto. Giorgio, stiamo facendo la registrazione video della denuncia. Un aspetto storico.
che pochissime persone conoscono. Sì, ti mando tutto fra un mezz'ora e tre quarti d'ora. Allora, c'è, ci sentiamo dopo. C'è un aspetto storico che io, girando e rigirando e vangando e rivangando, ho trovato in questo libro. Allora, nello sbandamento di Caporetto, determinato da quel badoglio che poi provocò un secondo sbandamento, chiamiamolo così, nello sbandamento ci furono moltissimi militari italiani che si diedero nel fuggire, nel casino, si diedero alla macchia in montagna e di lì tormentavano le truppe austro-ungariche che, ricordiamocelo bene, dopo Caporetto sono rimasti su quei terreni, su quel territorio del Trentino per ben un anno, perché da Caporetto alla riscossa italiana c'è stato un anno. Durante quest'anno questa gente qui stavano la macchia in montagna, c'era anche un generale che a un certo punto fu catturato, che era tutto vestito di stracci, eccetera, no? E qui lo racconta, è bellissimo. Alla fine lui, ritenendo giusto di doverlo dire, sono il generale tanti tali, e l'ufficiale austriaco scattò sulla te e dice: cazzo, non capito. Ed è bellissima questa cosa. Ora, questi qui poi aiutarono moltissimo le truppe italiane quando ci fu, dopo tutta la controffensiva del Piave, ci fu l'offensiva di Vittorio Veneto che portò poi alla riconquista. Ed è bellissimo vedere come queste persone qui hanno fatto veramente qualcosa. Ora, dopo lo sbandamento, che fu ben più grave e ben più forte, perché tutto l'esercito italiano andò per aria dopo l'8 settembre, c'erano moltissimi militari di quelle parti, chi se n'è tornato a casa, chi invece andò in montagna, e questa gente qui in montagna c'è rimasta. Non è che abbiano operato, no? Non hanno operato per niente. D'altronde è ancora da spiegare cosa sia successo nell'immediato dopoguerra, dopo la morte di Mussolini, tra quelle persone che, arrivate sia a Milano che nella pianura padana, si sono messe a massacrare le persone. Pochi di questi erano italiani, ricordiamocene, con questo concludo, che dopo l'8 settembre fuggirono dai campi di concentramento italiani in Italia 80.000 persone. Allora, quelli che 80.000 soldati delle nazioni nemiche, quindi polacchi, jugoslavi, soprattutto, cioè, che furono quelli i responsabili delle più gravi atrocità, perché loro sono sempre abituati a fare le atrocità, non lo dice mai nessuno. Qui sono state fatte delle atrocità qui nelle provincia di Rieti terrificanti, dovute a questi qui che sono scappati dal campo di concentramento di Farah Sabina, e questo è un fatto noto, lo si sa perfettamente. Dovendo accreditare una resistenza qualsiasi, nei processi che furono fatti nel dopoguerra per queste stragi fatte da questi ex prigionieri, le hanno fatti passare per azioni di partigiani. Questo per dire che con questo io voglio concludere. Guarda, manca qualche minuto, l'ultima cosa, un libro che tutti dovrebbero leggere. Ne leggeremo alcuni brani qualche altra volta. Questo è bene che la gente si sappia, questo è uno dei libri, uno tra i primi libri che sono stati scritti sull'argomento, scritto dall'assistente del professor Auriti all'Università di Teramo. E con questo chiudiamo.